5 key points sul botulino, argomento che abbiamo già parlato ma che necessita inevitabilmente approfondimenti su approfondimenti. E allora, punto numero 1, ma il botulino fa male? Naturalmente no, il botulino è un farmaco molto sicuro e molto studiato. Ma perché molto frequentemente i pazienti chiedono se fa male? Perché già etimologicamente, se noi parliamo di tossina botulinica, tossina ci fa venire in mente qualcosa di tossico. Ma considerate una cosa molto banale, ad esempio negli Stati Uniti d'America i farmaci vengono chiamati tutti droghe. Perché? Perché tutti i farmaci hanno potenzialmente un effetto terapeutico, ma questo effetto terapeutico può trasformarsi in un effetto nocivo in base a quella che è la posologia di somministrazione. È un po' come se il chirurgo può potenzialmente trasformarsi in un killer, perché se col suo bisturi taglia nelle porzioni sbagliate, naturalmente può ammazzare il paziente. Punto numero 2, a che cosa serve questo botulino? Beh, fondamentalmente o ci aiuta a trattare quelle che sono le cosiddette rughe dinamiche, ovvero quelle rughe che compaiono quando sorridiamo, quando ci arrabbiamo, quindi che quelle rughe che spesso non notiamo quando ci mettiamo in posa fotografica, ma che possono essere presenti live e che possono, diciamo, non ottimizzare il nostro aspetto estetico. Oppure lo stesso botulino in altri distretti, per esempio nel muscolo massetere, può agire riducendo proprio lo spessore muscolare, di conseguenza dando un contouring delle whole face, per esempio. Punto numero 3, come si effettuano queste infiltrazioni? Beh, sono piuttosto rapide, non sono molto fastidiose in alcuni siti, assolutamente no. Appena effettuiamo l'infiltrazione, naturalmente il paziente non vedrà nulla, perché è un farmaco, quindi dobbiamo dare il tempo di espletare la sua attività, che cambia in base al sito anatomico. Ad esempio, per la riduzione del muscolo massetere dobbiamo aspettare almeno un mese per vedere il risultato. Per il trattamento delle rughe frontali o delle zampe di gallina, già dopo 3 giorni iniziamo a vedere qualche piccolo risultato, che poi verrà espletato totalmente nelle prime 3 settimane. Punto numero 4, se abbiamo una complicanza permanente, allora assolutamente no, perché è un farmaco ad attività limitata nel tempo. E soprattutto, quali sono le complicanze più frequenti? O delle asimmetrie tra i due lati, questo naturalmente va valutato preoperatoriamente, perché possiamo avere delle asimmetrie preesistenti, delle asimmetrie dinamiche preesistenti che non ci siamo mai accorti. Oppure queste asimmetrie possono essere anche legate, magari viene infiltrato il botulino, io metto il casco, un'ora dopo aver fatto queste infiltrazioni, la pressione in quell'area mi determina una diffusione del farmaco diversa rispetto a quella da me programmata, quindi posso avere queste asimmetrie tra i due lati, che possono essere talvolta corrette, tante altre volte è necessario semplicemente l'attesa per farle andare via. E punto numero 5, il botulino dà un risultato finto, lo lascio giudicare a voi. Io faccio il botulino su di me, guardate quando mi arrabbio, io non riesco ad aggrottare, non riesco ad arrabbiarmi, e chi mi conosce sa che quest'area è una bella linea piuttosto profonda. Se pensate che sia un risultato artefatto, allora io sono anch'io rifatto. Alla prossima.